Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, grazie anche al Movimento 5 Stelle di Urbino e Fermignano che mi hanno invitato anche gli altri relatori a parlare di un tema, quello della raccolta differenziata, che è di fondamentale importanza sia per una corretta gestione del territorio sia per tutelare l'ambiente e ciò che ci sta attorno quotidianamente viviamo. Io inizio sempre facendo un ringraziamento ulteriore che oltre a chi invita ai relatori anche alla cittadinanza di San Lorenzo in Campo, perché forse non è stato sottolineato abbastanza, ma per fare una raccolta differenziata integrale o spinta è fondamentale la partecipazione dei cittadini, sia la sensibilizzazione che l'avvio e il convincimento che gli stessi devono avere da parte degli amministratori andare su questa strada. Quindi ringrazio sempre ai fautori degli ottimi risultati, quindi ai cittadini. E passiamo attraverso a vedere qual è il funzionamento, qual è stata la procedura anche amministrativa che ha permesso al comune di San Lorenzo in Campo di essere uno dei comuni virtuosi, cioè uno dei 5 comuni della provincia di Pesaro che nel 2011 ha fatto sì che rispettassimo la percentuale stabilita dalla regione Marche, che era del 60%. E siamo arrivati all'amministrazione nel 2009 e la percentuale era del 9,8%, quindi è bassissima, quasi nulla, e la raccolta veniva svolta mediante il sistema della raccolta stradale con dei punti di accumulo, cioè delle isole ecologiche, 10 15 sparse nel territorio su una popolazione di 3.500 abitanti, quindi finiva tutto quasi in discarica con i cassonetti del grigio, quelli che vedete normalmente lungo le strade. A questo punto, visto che c'era la cittadinanza che spingeva, l'amministrazione era convinta che rispetto all'ambiente fosse la strada unica da perseguire, abbiamo approfondito le varie strade che potevano essere seguite per uscire da quella crisi che era del 9,8% di materiale portato al riciclo, e abbiamo approfondito i vari sistemi che si possono implementare, cioè la raccolta di prossimità e la raccolta porta a porta, che sono le due raccolte, i due servizi di raccolta diverse rispetto a quello stradale, che sicuramente aumentano la percentuale di materiale riciclato. E abbiamo sentito l'azienda che lavorava sul nostro territorio quell'epoca e loro ci prospettavano un passaggio di una raccolta di prossimità, in quanto la raccolta porta a porta, secondo i loro calcoli, andava sicuramente ad far schizzare in alto i costi che avevamo. Noi però avevamo anche saputo, mediante anche altre strade che avevamo intrapreso, che la raccolta porta a porta su un territorio quale il comune di San Lorenzo in Campo non aumentava così tanto i costi, perché fondamentalmente aveva un territorio, una morfologia del territorio che faceva sì che la raccolta porta a porta potesse essere implementata in maniera anche abbastanza semplice, sia per macchinari che per numero di operatori. Abbiamo dato l'incarico ad un progettista, ad un ingegnere, e ci ha portato i due progetti messi a confronto, quindi la raccolta di prossimità e la raccolta di porta a porta. Abbiamo visto che inaspettatamente i costi della raccolta porta a porta erano identici al costo che avevamo allora con un servizio scadente quale quello della raccolta stradale, senza nessun aumento, anzi con l'implementazione del servizio, con il miglioramento costante della quantità di materiale portato al riciclo, avremmo avuto anche dei abbassamenti di costo per la TIA, per la tariffa di igiene ambientale. Allora abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo fatto un bando di gara, quindi non abbiamo affidato il servizio all'azienda che allora gestiva il servizio, ma abbiamo fatto un bando di gara europeo e l'azienda che ha vinto ha implementato sul nostro territorio la raccolta differenziata porta a porta. E prima di passare poi allo svolgimento del servizio come avviene effettivamente, sottolineo che, come dicevo all'inizio, è importante la partecipazione della cittadinanza, quindi prima dell'attivazione del servizio abbiamo fatto una incisiva campagna di informazione e di sensibilizzazione con moltissimi incontri, una decina su tutte le parti del territorio comunale, anche perché il territorio di San Lorenzo è servito completamente con il servizio porta a porta integrale. Integrale significa che tutte le frazioni merceologiche vengono raccolte con il sistema domiciliare, quindi carta, plastica, vetro, organico, metallo ed anche gli oli vegetali, sono tutti raccolti a livello domiciliare. Quindi primo step, l'informazione della cittadinanza, quindi la sensibilizzazione per far comprendere bene quali erano i vantaggi che poi a lungo termine, ma anche nel medio e breve termine, avremmo avuto da un passaggio ad una raccolta porta a porta. Poi, durante lo svolgimento del servizio, ci siamo effettivamente resi conto che quello che il progetto preventivava, e cioè un'invarianza di costo, addirittura una diminuzione, si stava avverando
nella realtà. In quanto è vero che la raccolta porta a porta comporta un aumento e non neanche piccolo della voce di costo legata alla raccolta e al trasporto in discarica, perché ovviamente servono più mezzi, servono anche più operatori per svolgere un servizio ben più complesso di quello della raccolta stradale, sia per il numero di punti d'accumulo che per lo svolgimento stesso del servizio. Però è vero che questa voce di costo aumentava, ma l'altra voce importante in bilancio della raccolta dei rifiuti solidi urbani è quello riguardante lo smaltimento in discarica. E noi abbiamo visto che la voce di costo dello smaltimento in discarica è diminuita drasticamente, molto più che l'aumento che aveva l'implementazione del servizio, lo svolgimento del servizio. E quindi, a non contare, già al primo anno avevamo i costi invariati e man mano vediamo che stanno diminuendo. E questo a beneficio della TIA e a beneficio quindi delle tasche dei cittadini, che pagano sicuramente meno rispetto a quello che avrebbero pagato una raccolta stradale. Anche in ragione del fatto che, come ricordava il consigliere del Comune di Ancona, non paghiamo più l'ecotassa, che sarebbe la tassa messa sul materiale che va in discarica. L'ecotassa che nel 2010 era di 0,024 e da quest'anno invece paghiamo 0,12 euro al chilogrammo, quindi si è dimezzata, quindi non solo abbiamo meno materiale in discarica, quindi meno costi, ma anche un'ecotassa più bassa che comporta una riduzione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Quindi già solamente questo, che sono voci di costo standard di ogni bilancio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, fa capire come implementare un servizio di per sé senza impianti di proprietà permette di abbassare i costi, addirittura di farli scendere costantemente man mano che aumenta la quantità di materiale portato in riciclo e man mano che aumenta anche la qualità del materiale. Perché, come veniva giustamente ricordato, quando si fa una raccolta porta a porta, l'altro vantaggio, oltre che la quantità di materiale che aumenta, che viene riciclato, c'è anche una qualità migliore. Perché se noi portiamo in impianti di compostaggio materiale organico che è contaminato con altri materiali, plastica, carta o altre cose, non ce lo prendono e torno in discarica. E questo è quello che avviene nell'80% dei casi quando facciamo la raccolta di prossimità, addirittura quando abbiamo dei punti d'accumulo per il condominio, per 10-15 abitazioni, perché in quel modo non c'è un controllo puntuale di quello che viene smaltito, di quello che viene differenziato. Mentre con la raccolta porta a porta, in base ad un calendario, ogni cittadino mette davanti al portone di casa il materiale da raccogliere, l'operatore controlla di volta in volta quello che viene messo a bordo strada. E quindi c'è anche una qualità che aumenta, oltre ad una quantità ben maggiore di materiale riciclato. E quindi questa è quell'esperienza che voglio portare stasera, è questo, quindi che anche qualsiasi comune di qualsiasi dimensione può pensare, in base a queste ragioni di costo, di passare ad un rispetto maggiore dell'ambiente e del territorio in cui viviamo, anche perché poi le discariche stanno pian piano esaurendosi, aprire altri impianti quando c'è questa possibilità, che permette anche dei risparmi, sempre con uno spreco di territorio e di terreno dove viviamo. Oltre a questo, ovviamente, visto che la cittadinanza rispondeva più che in maniera ottima a ogni questione ambientale, abbiamo deciso di intraprendere anche le altre strade che anche l'Unione Europea indica come strade obbligate per la riduzione dei rifiuti, perché sono le tre R, c'è il riciclo, ma ancora più importante c'è la riduzione del rifiuto e il riuso del materiale. Quindi, grazie anche ad un finanziamento della Regione Marche, il Comune di San Lorenzo in Campo ha attivato e inaugurerà sabato prossimo, sabato 1 dicembre, inaugurerà un centro del riuso. Quindi un punto nel quale la cittadinanza può portare non il rifiuto, ma materiale che noi non usiamo più, che però non è ancora giunto alla fine del ciclo vitale, quindi materiali che potrebbero essere riutilizzati da qualcun altro, non vanno a finire nei contenitori per lo smaltimento, per la selezione, ma vanno in questo centro di raccolta, che si chiama centro del riuso, dove poi verranno messi in circolazione fra altri cittadini che verranno lì e scambieranno prodotti. Quindi anche questo per combattere la politica dell'uso e getta, e soprattutto poi anche